come stai? Buon lunedì, bentornato nel mio Wikivlog. Oggi ho ricominciato ad allenarmi, infatti, cioè, non so se noti, sono bordo. Ho provato a registrare una clip, sinceramente sembro un budino ambulante. Carino, lei è molto carina, ve lo lascio qua sotto in descrizione il link, non mi ricordo come si chiama, mi sono iscritta ma non mi ricordo adesso, vabbè te lo lascio comunque qua sotto il link che apparentemente sembrano movimenti normali, io a riguardarmi sembro un budino però ho lavorato parecchio, ho fatto perché stamattina piove, infatti adesso ho una sete incredibile, ho qua la borraccia perché appunto pensavo di uscire soltanto che piove. E ho detto no, fa niente, mi alleno in casa, cioè faccio qualcosa in casa. Devo tirare indietro il tavolo. Ho provato a fare un esercizio per le braccia, mai più finché non ho un po' di resistenza, perché veramente non riesco, cioè quando provo a fare i plank davvero, cioè se riesco a fare 40 secondi, ma se lo faccio tipo 10 giorni, 15 giorni di seguito, ma non di più non ci riesco. Praticamente devo fare un esercizio a plank e toccarmi il braccio e io ho detto no, non riesco ancora a reggere tutto il mio peso che è ancora molto importante, quindi assolutamente no. Penso che quegli esercizi bisognerebbe farli proprio con qualcuno che ti segue, ti dice come non tenere le spalle, eccetera. Ecco, in queste cose, questa è una cosa che secondo me mi sento di dire perché è una cosa che sbaglio anch'io. Cioè, un conto è fare la camminata, seguire dei passi, fare gli esercizi, però secondo, cioè, quello che assolutamente non va bene farci una specie di scheda da soli perché secondo me non ha senso. Mettiamo via intanto il tappetino. Questa settimana non diciamo niente così non creo un'aspettativa in te. Dai, vabbè, vado a lavarmi, mi vado a cambiare e ho sistemato tutto, devo soltanto un attimo passare la scopa e fare qualcosa per pranzo, così siccome sono già le 10, mi porto avanti che voglio farmi l'orzo, voglio farmi il farro oggi e non so come farlo. Sinceramente, adesso guardo che verdura ho, penso una zucchina, ma volevo fare la frittata stasera. Se no farò il farro. Comunque adesso vediamo un attimo cosa mi dice il frigorifero e cosa voglio fare per pranzo. Almeno ci facciamo un pochino di compagnia. Alla fine ho deciso di fare il farro con la zucchina. Vedere due cose, aspetta che messa così sembro strozzata, ma in realtà è perché sono leggermente spostata in avanti perché vedo che allora dove mi metto stamattina è veramente buio, sta piovendo forte, quindi non mi si vede tanto. Allora mi sono messa qua che c'è un pochino di punto luce, ma vedo che poi diventa un po' non si vede benissimo in camera. Vabbè, comunicazioni di servizio a parte, voglio farti vedere due cose. Una che mi spiace dirlo, ma adesso ho visto il lavello ed è la prima volta che lo provo sul lavello. Adesso l'ho sempre utilizzato per pulire il top della cucina e non mi ha soddisfatto per niente. Ieri avevo entrambi gli stracci di ActiFibre a lavare per il piano cottura, l'ActiFibre di Vileda, mi piace tantissimo, me lo lascia lucido, mi piace proprio tanto. Ho provato questo che se mi segui su Instagram te l'ho fatto vedere qualche sabato indietro dove sono andata da Zodio che ho comprato questo, che è fatto così, una specie.
E viene venduto come ultra sgrassante, però sinceramente no, non mi piace per niente, veramente. Non, 2 euro, 1,80 euro, ma no, neanche sul fornello, perché adesso ho visto che comunque non si è asciugato per niente bene. Vabbè, ho sbagliato, pazienza, tanto dopo mangiato lo rilavo il lavello, non è che è sporco, è semplicemente opaco, però non mi è piaciuto come panno. Ho quasi finito di leggere questo, ho quasi finito di leggere Dietro la bellezza e dopo inizierò quell'altro del cambiamento e devo dire che non è male, fa pensare molto, però non è male se cerchi qualcosa di proprio a livello la bellezza vista psicologicamente, perché viene scandagliata per varie cose, per vari argomenti, è un racconto o qualcosa. Poi, tra l'altro, secondo me è stato utilizzato per fare una tesi, perché a piè di pagina trovo un sacco di note scritte a matita, mi fa un sacco ridere questa cosa. E non lo so, ha dei concetti molto interessanti per quanto riguarda la bellezza. Quello che siamo noi, come ci vediamo, la nostra bellezza esteriore, come ci giudichiamo, quindi che cosa per noi è bello. Ci sono tanti concetti meritevoli di essere presi in considerazione, però ecco, non è che cioè sono contenta di averlo preso in biblioteca, ma non per altro, perché Willy Pasini mi piace molto, ma è sempre molto particolare. Ho letto qualcos'altro anche di lui, ma insomma. Sono proprio lì, sono proprio testi che devono essere letti con quest'ottica di imparare o di fare delle comparazioni, diciamo. E ieri alla Giunti ho trovato questo Creative Flow Mindfulness, attività creative per la mia giornata di Demetra. Allora, l'autrice, ve lo dico, ma sicuramente sbaglio pronuncia, Jocelyn Dekvat, è questo qui. Ed è bellissimo, è una specie, una sorta di diario suddivisa in natura, quotidianità, giocare, il corpo, scarabocchiare, relazionarsi, i sensi, scrivere, creare, esplorare, mangiare e non fare niente. Sono tutte delle piccole note per migliorare la nostra creatività. Siccome io mi sento un po' bloccata in questo periodo a livello creativo, cioè mi piacerebbe fare cose più carine così. Infatti ogni tanto utilizzo TikTok per divertirmi, ma anche per tirare fuori un po' la parte divertente, che comunque magari non si vede tanto, però io sono anche veramente una pierina combina guai, ma nel senso che quando sono con le amiche rido un sacco, solo che qua in casa da sola, cioè, che mi metto, non è che posso fare la pagliaccia così giusto perché sono su YouTube. Però a livello creativo, beh sì, un po' la pagliaccia lo faccio comunque in alcuni vlog, ma fa niente. Cosa volevo dirti? E quindi mi ha incuriosito, perché ci sono un sacco di esercizi carinissimi e te ne prendo alcuni. Allora, e vorrei raccontartene uno al giorno magari nel vlog, perché ce ne sono tipo forse per un anno, credo. Vediamo, sì, perché sono 362. Quindi uno all'anno, cioè sì, uno al giorno, un esercizio al giorno. E ci sono alcune cose che si facevano da bambini, tipo fai le bolle, disegna, scarabocchia, osserva la foglia. Però sono quelle cose che secondo me ci dimentichiamo nel corso degli anni con le preoccupazioni. Ed è carino, 1 minuto al giorno, se proprio una cosa la reputi ridicola, magari non la fai, però. Non lo so, a me faceva piacere, costa 12 euro il libro e niente, questo è stato il mio regalo di San Valentino, cioè, per esempio, ti faccio qua un esempio. Per sorridere e mantenere alto il morale, non aspettiamo i complimenti di datore di lavoro, partner o amici. Fatti un complimento e scrivitelo qua, te lo meriti. E qua c'è scritto come me nessuno, ok? È già una cosa cioè, è già una cosa piccola, però farti un complimento è una cosa grande, cioè sembra apparentemente, ok, non lo so, boh, mi faccio questo complimento, ok?
sorrido perché riconosco una qualità in me che magari lascio lì latente, no? Ecco, adesso arrivo sempre con le mie spiegazioni. Io ho già chiacchierato veramente fin troppo. Praticamente questo vlog durerà un'eternità. Ciao, buon mercoledì, come stai? Sono in procinto di uscire e questa mattina, nelle varie commissioni che ho da fare, vicinanze dovrebbe esserci il DM. Spero di trovarlo e spero, insomma, di riuscire a farvi vedere qualcosa, perché vedo un sacco, sempre un sacco di video dei prodotti Balea e cioè io come una foglia che cade dall'albero, non sapevo neanche che a Milano comunque ci sono due, tre, penso, negozi e niente, questa mattina quindi ne approfitterò per entrare dentro e vedere un po' questi prodotti. Sono proprio curiosa perché so che ci sono un sacco di prodotti validissimi. Velocemente ti faccio vedere quello che ho preso dalla Pallanti. Incominciamo con i deodoranti. Ne ho preso un roll-on 79 centesimi. Questo è antitraspirante 5 in 1. E questo che ha attirato la mia attenzione. Abbiamo fatto da annusare e mi piaceva tantissimo. Ricorda un po' quelle fragranze da bimbe, diciamo, non so come dire, ma buono. Ho detto vabbè, lo prendo perché si può spruzzare sul corpo. Ho detto magari lo utilizzo prima di uscire se non voglio proprio usare il profumo. E c'era lo stand della Essence e ho voluto provare questo fondotinta che ho pagato 3 euro. In genere io questo qua lo trovo che costa di più negli stand quando vado tipo scarpe scarpe nel OVS. E allora ne ho approfittato. Maschere, ecco, adesso iniziano tutte le maschere, capelli, piedi, di tutto. Maschere per queste, per i capelli colorati della Vitalcare, 90 centesimi. Quindi ho detto va bene, ne prendo una per i capelli, un'altra per i capelli. Questa è la cosa che mi è costata di più, 90. Però ero sempre curiosa perché vedevo, adesso non mi viene in mente, ragazze, la marca. Ce n'è uno di una marca molto famosa in questo nome, e che tu raccogli i capelli e ti fa l'effetto maschera, cioè ti fa la maschera ai capelli. E ho voluto provare questo, che appunto c'è il turbante. Poi magari lo facciamo insieme in fine settimana o stasera o in questi 2 giorni che devo lavare i capelli. Lo provo, anche perché no, c'è scritto in italiano, pensavo autoriscaldante per capelli molto secchi e danneggiati. Per i piedi invece ho voluto prendere il peeling con granulari di pietra pomice e olio di jojoba, questa, ed è costata 1,49 euro, quindi ho detto ne approfitto perché ultimamente ho i piedi molto secchi, e una maschera per i piedi, e questo mi ha incuriosito tantissimo. Maschera per i piedi al profumo di menta peperita, bisogna lasciarla agire 10 minuti, mi sono fatta il regalo per i piedi. E anche questo che sono i sali da bagno, però questi qua penso che li terrò per più avanti. Questi sono costati 60 centesimi o 69. E poi le maschere. Allora, io non sono mai stata, ragazze, però se qualcuno di voi la conosce, fatemi sapere qua sotto in un commento. Non conosco questa linea lì, Luli dovrebbe essere. Faccio vedere, vediamo. E questa qua sono due maschere 90 centesimi, maschera viso con estratto di miele e manuka, scusate, di miele di manuka, per una pelle radiosa e luminosa, ideale per pelli miste e secche. E, insomma, si lascia agire e poi si rimuove con una salviettina struccante. E visto che comunque mi piaceva la linea, hanno un sacco di prodotti, ho visto che hanno detergenti per il viso, sieri, invece queste costano 79 centesimi, ce ne sono dentro due, e ce n'è una per pelli, questa è per pelli miste, quindi la utilizzerò quando ne avrò la necessità, questa qui. Poi ho voluto prendere questa Golden Milk, questa con estratto di curcuma e olio di mandorla.
E questa è nutriente, invece, è una maschera nutriente. E poi ne ho preso due super golosissime. Maschera con il cioccolato bianco. Questa non so. Burro di cacao per tutti i tipi di pelle. Questo va bene per tutti i tipi di pelle. E ne ho presi due al cioccolato bianco perché sono in limited edition. Quindi ho detto, vabbè, la prendo e vediamo come li trovo. Diciamo che le maschere per 2-3 mesi sono stra a posto. Ecco, questo è tutto quello che ho preso dal DM, ma avrei svaligiato, ragazzi, ve lo dico, perché hanno di quei prezzi convenienti per quanto riguarda la parte detersioni. I detersivi non ho visto che avevano grossi risparmi, diciamo. Perché non so se nel pomeriggio riesco a riprendere qualcosa, se devo fare qualcosa di particolare. Non credo, perché stamattina sono uscita, quindi devo sistemare un attimino e poi sicuramente lavorare nel pomeriggio. E quindi tra pomeriggio e sera non credo che riprenderò in mano più la fotocamera. Buon venerdì e buon San Valentino a te, anche se lo vedrai in ritardo. Allora, io ho appena finito la prima tranche di pranzo, ho sistemato più o meno, diciamo, lavato i primi piatti, eccetera, perché il piccolino è già uscito di casa. Adesso aspetto il mio compagno che torna da lavorare, però ho ancora un'ora che finisce nel pomeriggio, quindi è l'una, sì, è l'1:05, il mio compagno tornerà per le 2:30 e voglio andare in quest'oretta a lavarmi i capelli, ma voglio farlo provando questa maschera. Aspetta che te la faccio vedere. Questa qua, il turbante, voglio vedere come viene, così ve lo faccio sapere. Ho 20 minuti a tenerla su in posa il tempo che lavo i capelli. È passa l'oretta, quindi io vado a farmi questa. Ieri sera infine l'ho fatta la maschera, questa qua al cioccolato bianco. Che si sente ancora la confezione, questo profumo sembra di mettere una mousse al cioccolato in faccia. C'è una roba, ragazze, mamma mia, incredibile. Comunque, vado così, mi lavo i capelli, metto la cuffia e vi faccio vedere poi come rimane. Facciamo questo primo tentativo insieme. Li ho asciugati, ho cercato di dargli una pettinata, come al solito lo sai che io non sono proprio bravissima però a farmi la piega, però guarda, il risultato mi piace tantissimo, sono liscissimi, morbidissimi. Devo dire che questa maschera è fenomenale, cioè i capelli me li ha fatti lisci lisci, sono morbidi, quindi stra approvata. Ragazzi, ho fatto giusto in tempo ad asciugarmi i capelli, è arrivato il mio compagno, quindi vi metto in stand by e così dopo più tardi ci sentiamo e ci salutiamo, così chiudo anche il vlog. Insomma, spero che questa settimana di averti fatto vedere due o tre cose diverse. Poi fatemi sapere per il libro se vi fa piacere che condivido un po' di esercizi creativi o comunque un pensiero della giornata all'interno dei miei vlog. Niente. Vado a cucinare e poi ci salutiamo più tardi. Alla fine di questo wiki vlog ti ringrazio per essere rimasto in mia compagnia. Questa settimana l'ho iniziato facendo gli esercizi e la termino salutandoti con una riflessione. Sto guardando la mia amica Ade, ti lascio 10 secondi del suo video perché stamattina mi è arrivata la notifica meno 70 kg in 20 mesi. Ti lascio 10 secondi del suo video. Quando mi sono accettata c'è stato una cosa un po' strana. Ora non mi sono preparata al discorso, quindi probabilmente come al solito non sarò bravissima a spiegarlo, ma il accettarmi è stato anche un po' la tomba, scusate la parola, del mio fisico, nel senso che lavorare molto sull'accettazione, che è la cosa fondamentale, è stato però nello stesso tempo il non volermi migliorare. Sicuramente mi dirà: ma come? Si arrabbierà, penso, spero di no, spero veramente di no, ma siccome mi ha emozionato tanto questo discorso e ho voluto condividerlo con te, se ti fa piacere, non conosci Deborah,
ti consiglio il suo canale, qua sotto in descrizione ti metto il link di questo video, così insomma poi trovi anche il suo canale, Momenti di casa e di vita. E devo dire la verità, con lei ho fatto questo discorso in confidenza sul fatto di accettarsi. E siccome la penso esattamente come lei, ti ho voluto condividere il suo pensiero, ma io poi ne parlerò anche in un video a parte. Ma mi ha emozionato tanto perché rappresenta una di quelle persone qua su YouTube che è diventata anche mia amica. Rappresenta un traino, no? Sai quando ti affidi a qualcuno e dici: ok, questa persona mi motiva a fare del meglio. Ecco, per me è una di quelle. Chiudiamo questo vlog con qualcosa di più leggero. Sono felice questa settimana di essere andata al DM. Ieri ho provato sia il peeling che la maschera per i piedi. Anche, insomma, sono quattro prodotti della Balea che ho provato e sono stra soddisfatta sia della maschera viso, sia della maschera dei capelli, sia della maschera per i piedi. Veramente. Mi organizzerò quando finirò un po' di scorte, quando finirò un po' di prodotti, andare a fare proprio una scorta, mi prefiggerò un budget e farò incetta di prodotti Balea. Nulla, io ti saluto, ti ringrazio per essere rimasto con me tutta questa settimana, forse te l'ho già detto. Al prossimo video. Ciao!